oltre 150 interventi di soccorso in montagna, 974 interventi di elisoccorso, 25 interventi con unità cinofile da valanga. Questo è il bilancio del responsabile del soccorso alpino del Tirolo, Hermann Spiegel. Dagli anni 70 ho dedicato tanto tempo al soccorso alpino. Il soccorso alpino ha bisogno della gente di tutte età e così avevo sempre un posto dentro del soccorso alpino. Spinto dalla passione per lo sci e l'alpinismo, Hermann Spiegel, nato a Brixlegg già nel 1978, entra nel soccorso alpino di Kramsach. Da allora la sua dedizione per la montagna è diventata una vera e propria vocazione. Adesso lavoro come direttore del soccorso alpino dell'Antirol. Invece prima partecipavo agli interventi alpini a piedi, dopo agli interventi con elicottero e dopo ho cominciato con il mio amico Max la ricerca dei bastoni sotto le valanghe. Nel 1995 Hermann Spiegel fonda una sua impresa per la costruzione di impianti e macchinari. Nel 2015, dopo un ventennio di ottimi risultati quale imprenditore, decide di affidare l'azienda, che nel frattempo conta 65 collaboratori, a un pool di suoi dipendenti per dedicarsi completamente al soccorso alpino. Da quel momento guida, in veste di responsabile, i destini del soccorso alpino del Tirolo. Cedere l'impresa ai dipendenti non è stata una scelta difficile, perché il gruppo che ha preso l'impresa è un gruppo forte e competente e io invece ho tempo per fare il mio lavoro per il soccorso alpino. Avendo lavorato come ingegnere per 7 anni, dal 1995 al 2002 a Rovereto, l'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino è ben più che uno slogan per Hermann Spiegel, che pensa già ad un progetto futuro di collaborazione tra i tre territori nell'ambito del soccorso alpino. Territorio del Regio hanno tanta competenza e professionalità per lavorare meglio. Si deve mantenere la propria individualità, ma anche si deve comunicare e collaborare. Sono già stati compiuti dei primi passi in questa direzione, ad esempio l'elaborazione di un bollettino valanghe congiunto e la realizzazione di un'app per le emergenze che copra tutto il territorio euroregionale. Abbiamo già collaborato in sviluppo di una barella in titanio. Stiamo anche lavorando per allineare la formazione con l'obiettivo di creare un soccorritore alpino euroregionale. La collaborazione tra i tre territori nel settore del soccorso alpino rappresenterebbe indubbiamente un valore aggiunto per i cittadini dell'Euregio. In particolare il progetto volto ad attivare un percorso formativo congiunto per gli operatori del soccorso alpino di Tirolo, Alto Adige e Trentino contribuirebbe in maniera sostanziale a rafforzare in modo durevole la consapevolezza della comune appartenenza territoriale.